start. 2, 1, boost ignition and liftoff. Ciao a tutti e bentornati ancora una volta su Indie Gameplay. Oggi siamo su Ship Graveyard Simulator 2, un gioco che mi ha consigliato il buon Joker. Io non avevo mai giocato al primo. Beh, questo 2 costa 20 euro prezzo pieno, su Steam è uscito il 16-15 di agosto, insomma agosto di quest'anno. È il seguito migliorato sia a livello grafico che a livello di funzioni, da così ho visto. Lo proviamo e vediamo le prime impressioni. Iniziamo è in italiano. Che cosa si fa qui? Si recupera tanto acciaio demolendo navi nel graveyard, nel cimitero delle navi. Ora vediamo, perché questo è il tipo di giochi che mi piacciono, è il tipo di giochi che trovo anche molto rilassanti tante volte, dove andate a demolire pian piano le varie cose. Ormai sta diventando un genere a sé, una volta c'era il passatempo, adesso c'è il simulatore di qualcosa che vi dà la soddisfazione in quei giochi dove rimettete a nuovo qualcosa che prima è brutto. Qua invece magari demolite e man mano vedete smontarsi tutto lo scheletro della nave, insomma, e che poi da cui recuperiamo il metallo e che poi vendiamo per soldi, per denaro. Adesso vediamo l'inizio, vediamo così un pochino se mi prende. Giochiamo molto trials, sì, dai. Ok, siamo qui, siamo pronti. Abbiamo il tasto sinistro per sollevare. Ok, usa il computer. Usiamo il computer e... Ok, hai nuovi compiti. Parte molto piccola di una vecchia nave, nessuno le bada. Perciò puoi averla gratuitamente per esercitarti. Ok, acquisto. Poi ci sono i contratti e le risorse. Ok, acquista. Vuoi davvero acquistare la nave? Sì. Eliminerà le risorse del giocatore, del camion e del magazzino. Prima ricicla se non l'hai già fatto. Sì, no, ma certo. Ok. Informazioni generali, va bene. Ora raggiungi la posizione. Ok, abbiamo la nostra baracca, ovviamente sempre situazione di disagio. Tra l'altro in questi giochi non si può mai saltare, invece qui possiamo farlo, quindi possiamo andare. Graficamente carino, devo dire. Andiamo a vedere questo rottame. Ok, hai nuovi compiti. Mamma mia, mi fa questa botta di suono. Alcune cose come mobili o altri alimenti possono essere sollevati. Ok, sollevare e lanciare. Ti è venuto spazio per continuare. Perfetto, possiamo sollevare delle cose. Quindi dobbiamo prendere solleva 50 kg. Ok. E quindi sollevo 15, devo prendere di più. 18 kg, prendiamo anche questo, cade tutto, 46, 50 kg, getta 20 kg nel camion, ma io ne ho 50, vabbè, ok, distruggi 12 connettori blu, ok, va bene, premi, colpisci, bonk, va bene. Molto spazio, ovviamente è un gioco che decollerà dopo qualche ora, dopo che avremo già fatto dei compiti, però va bene. Allora premiamo 1 per le mani, 2 per il martello, quindi praticamente bene, colpiamo. Ok, va bene, dobbiamo colpire tutti questi punti. Per smontare le parti. Beh, poi di questi giochi ce ne sono un'infinità. C'è il simulatore della discarica, c'è il simulatore di costruzione delle case, il simulatore di elettricista, quello che rinnova le case. Renovation della seconda guerra mondiale, la ricostruzione dopo la guerra, cioè molto molto vario, molto ampio il campo di giochi di questo tipo, per soddisfare un po' tutti i gusti. Adesso io devo smontare 8 parti.
Io colpisco 8 parti, 12 in realtà, ne ho fatte 10, vediamo che cosa si smonta colpendo questi. Ok, abbiamo togli 5 parti. Ah, ok, premi per prendere. Ah, figo. Praticamente stiamo smontando le varie parti di questa nave. Una parte abbastanza grossa della nave, ma adesso devo colpire così. Ok, premo per prendere e praticamente raccogliamo tutto a mani nude, proprio 50 kg, 100 kg in mano. Vabbè, intanto continuiamo a smontare perché dobbiamo comunque smontarne 5, ne abbiamo smontate solo 3. Ah, c'è ancora questo. C'è anche, adesso non mi ricordo il titolo, quello dove si smontano le navi spaziali. È caduto tutto. Esistono diversi tipi di connettori. Ah, ok, usiamo la sega adesso. Il flessibile, insomma, quello che è. Okay. Peso eccessivo, capacità di carico limitata. Gettalo sul camion. Perfetto. Va bene. Quindi lo gettiamo sul camion. Noi saltiamo ancora freschi come delle rose. No, io vorrei. Ok. Non più nulla da buttare. Ok, ora dobbiamo distruggere i connettori gialli. I connettori gialli non so dove siano, forse qui. No, vedete che possiamo tagliarli via. Ma non sono gialli questi. I gialli io non so dove siano. Forse sotto. Devo continuare a smontare qua, mi sa, perché sta crollando tutto, ma vediamo. Io di connettori gialli non ne vedo al momento. Ah, eccoli lì. Continuiamo a salire. Senza finire di sotto. Questi. Ok, di questi giochi la cosa che meno apprezzo sono i tutorial perché vorrei subito poter fare quello che voglio. Ok, tecnicamente dovremmo aver già distrutto quello che il tutorial ci ha chiesto perché mancano solo 4 kg all'appello. Ah, ok. Adesso torno a uno, prendo questo e lo butto nel camion. No, butta. Perfetto, nuovi compiti. Distruggi due connettori rossi con la fiamma ossidrica, ok. Col cannello, ok. Col tasto 4. Connettori rossi. E io non ho idea di dove siano i connettori rossi, perché abbiamo visto i gialli, che sono quelli che tengono insieme queste parti metalliche. I gialli tengono insieme quelle parti metalliche lì. I blu che tengono insieme i pavimenti, ma i rossi, io onestamente non so dove sono. Posso prendere il televisore? Sì, anche la scrivania, anche la sedia. Tanto dobbiamo inviare in questa lingua strana 50 kg amionat. Vabbè, accogliamo quello che dobbiamo e buttiamo via tutto. Dai, torna qua, buttali. Abbiamo già fatto 50 kg. Solo che non so dove siano i connettori rossi. Beh, intanto facciamo una cosa. Prendiamo. Beh, intanto prendo questi. E inizio ad aprire qui. Come ho detto, non è un gioco da video questo. È un gioco da relax assoluto. Nello smontare. Nel fondere e nel vendere. Ma in realtà qua di connettori rossi non ce ne sono. Vediamo se c'è dell'altro che si può prendere qui. Prendo anche tutta sta roba qui. Le scale che sono cadute prima. Andiamo a buttare.
Prendi l'armadio, buttalo via. Vedete che si sta tutto imballando tipo cassa. E distruggi due connettori rossi. Ma i connettori rossi io non ho idea di dove siano. Quindi noi continuiamo, esploriamo in giro, ma col cannello vedete che mi dice qui, ma in realtà qui non c'è niente. Non prendi tutto, butta via tutto, butta via tutto. Beh, smontiamo la parete, dai. Credo vada smontata anche da questa, credo sì. È bellino perché dovete cercare tutti gli agganci e farli saltare tutti in modo da poter smontare via via le parti. E secondo me le parti più importanti sono sotto, quindi li mettete lì, fate il giro, smontate tutto quello che manca. Vedete che in questo caso montiamo anche questo, così viene via pavimento. Queste si tagliano con questo. Così salta via tutto. Anche la scala qua, sì. Ma sotto qui, vediamo un po' se c'è la nave vista da fuori. Sto pezzettino qui che non se lo fila nessuno, ok. Però io onestamente i connettori rossi non ne vedo. Quindi qua dentro ci sono altri gialli. Mi chiedo. Sì. Voglio far venire giù tutto. Vediamo. Non so cosa siano questi serivetti o... Ok, ecco, puoi demolirlo. No, questo manca. No, la parete non viene giù. Pesa troppo, buttiamo via. No, qua sono tutte parti normali, non c'è niente di rosso. Buttali. Vediamo se il rosso è questo. No, saranno questi. No, perché qua sono tutte parti... Scusate, ma se io demolisco, voglio provare a far finire giù tutto. Quindi demolisco questa parete qui. Come ho detto, forse una live digestiva ci potrebbe stare su un gioco come questo. Ok, questo è l'ultimo. Ok. Prendo. Ok, dobbiamo demolire anche questo. Cioè, poi ci prendete la mano, dà la sua discreta soddisfazione. E poi tagliamo anche questo, così non sto più in piedi. Ok, qua è venuto giù. Bisogna martellare anche su lì. E anche qui. Ok, qua è venuto giù. E adesso bisogna tagliare il ponte là. Butto. Allora, il ponte sta venendo giù di là. Quindi
Io direi di smontare questo. Martello. Tecnicamente dovrebbe venire giù. Sta tenendo tutto in piedi quella parte lì, ma non viene giù. Prendi anche questo. Allora, smontiamo anche di qua. Tenuto insieme anche da questo, ma dovrebbe in realtà cadere tutto questo, però vabbè. Smontiamo anche questo e vediamo. Sì, perfetto, è venuto giù. Dai, butta via questa roba. Questo non so cosa serve, ma credo a niente. Qua in mezzo dice, quindi andiamo dove dice il tutorial, che probabilmente siete lì che vi sbracciate da inizio video a dire ma indica lì, vai lì, allora andiamo lì, vediamo. Montiamo questo pannello e vediamo cosa c'è dietro, magari c'è da usare la fiamma. Sempre che non mi venga in testa il soffitto, perché... Prendo, sì, eccolo qua, era qua. La struttura era lì. Vabbè, ce l'abbiamo fatta, dai. Olè, questo. Ah, qua bisogna fare proprio tutto il giro. Bisogna passare in punti dove non... No, bisogna... Ok, bisogna proprio tagliare in mezzo, ok. Facciamolo anche qua, vediamo se riusciamo a... Bisogna proprio bucare il metallo. Il problema è che smette perché siamo lontani, quindi bisogna avere una scala o qualcosa. Che qui abbiamo quasi finito, ormai qua abbiamo imparato. Perfetto. Va bene, ora ricevi il contatto nel computer, getta 100 kg nel camion, ok, quindi prendiamo un po' di roba. Fammi buttare la roba nel camion. 45 kg, sì dai, adesso ce la facciamo pian piano. Un po' di roba l'abbiamo buttata abusivamente prima, quindi bisogna... recuperare ancora, bisogna tagliare. Bisogna tagliare. Aggiungo anche questo. E recuperiamo 100. Che poi tutti questi giochi qui di simulazione di attività mi fanno sempre venire voglia di demolire roba, di mettermi a fare il fai da te, cosa per cui io sono abbastanza negato. Mancano 20 kg. Beh, ha voglia, questi altro che 20 kg, dai. Prendi tutto. E pian piano, una volta che avremo liberato tutta la zona, la soddisfazione che proveremo sarà impagabile di vedere tutta la zona distrutta. Ovviamente anche le ore spese della nostra vita a fare questo. Ok, usa il computer. Dove è il computer? Il computer è là. Dobbiamo tornare a casa. Credo. No? Sì. Il computer è là. Sì, perché ci sono diversi
Negozi qua nella baraccopoli che poi si esplorerà. Ah, ok, nuove cose da poter potenziare. Devo andare piano perché mi dite sempre che vado troppo veloce. Nel negozio puoi vendere i pezzi della nave, sono già stati smistati. Spazio per continuare. Mi interessa adesso perché devo assolutamente seguire il tutorial. Ok, computer. E nuovi compiti. Ricevi il contratto nel computer. Contratto. Acciaio basso legato 100 kg, ricevi 10 dollari. 10 dollari sono stati trasferiti sul tuo conto. Ok. Vai al punto di smistamento, smista il metallo, 0,1 kg. Ok, andiamo al punto di smistamento con un mega salto. Fa venire caldo solo vederla sta zona. Perfetto. Premi per usare. Ah, ma si guida pure. Bellissimo. Accendi, spegni radio. No, spegni. Clacson. Ok, andiamo al punto di smistamento. Nel punto di smistamento effettuerai la cernita degli elementi che hai recuperato dalla nave. Ciò ti consente di vendere materiali specifici nel negozio e utilizzarli nell'officina. Per selezionare gli elementi in modo efficiente, assicurati che siano collocati nei contenitori appropriati. Se lo smistamento è efficiente, viene ricompensato con denaro extra. Procederai il processo usando un busto. Ok. Ok. Ah, figo anche questo. No, no, no. Sì, ah, me lo indica qua, si illumina. Bonus in denaro, 1 dollaro, ok. Riepilogo smistamento, ok, minigioco un po' carino. Smisto di nuovo, voglio rifarlo. Voglio essere efficiente al massimo in questo tutorial. Smistamento perfetto. Terra. Perfetto. Vendi metallo smistato nel negozio. Ok. Ma posso scendere? Salve. Mere store mein aapka swagat Mi hai. ristormi. Posso vendere? Devo vendere 1 chilo? Vendo 1 chilo di metallo. 1 chilo. 2 centesimi. Apri Wikipedia con L. Ok, questa è la wiki. Congratulazioni. Sei in grado di padroneggiare scrap cosa. Va bene, quindi è finito. Abbiamo i contratti da fare, qua abbiamo il computer dove si può andare a prendere altre missioni, immagino. A vedere, sì, infatti abbiamo diverse cose da poter acquistare. Si guadagna veramente pochissimo, perché abbiamo 87 dollari. 87 contratti. Vabbè. Accetto questo, devi vendere la nave attuale, ok? Nave attuale, rottama. Rottama tutto. E posso accettarne un'altra, quindi prendo questa. Va bene, abbiamo smistato. Poi con i soldi si prenderanno ulteriori potenziamenti. Però il gioco fondamentalmente è questo. E la nave è bella grossa questa, eh? Questa qua va demolita pian piano, e ovviamente... Questo è il classico gioco che si presta benissimo a chi non ha fretta, ha del tempo da far passare, perché magari sta aspettando di uscire, sta aspettando una qualsiasi cosa. E quindi è interessante perché qui possiamo usare la gru per portare l'oggetto direttamente al punto di smistamento. Usa un walkie-talkie. È molto interessante perché tra l'altro tra un po' aggiungeranno anche la coop. Quindi la gru, posso fare cosa faccio con la gru? Punta, ah, walkie-talkie su un elemento. Ok, vedete che qua abbiamo questo, ma no, al momento dobbiamo scoperchiare la nave. Però al momento non possiamo farlo. Poi abbiamo sul 6 la fune per muoverci, e con il rampino. Questa è una cosa meno bella perché lo rende più un arcade, credo, perché comunque. Niente che possiamo puntare, ci muoviamo lì, non mi piace. E il 7, la bomba, posizione esplosivo e lo fai detonare, quindi.
Vediamo. Ah, ok, non ne abbiamo, però dobbiamo comprarle. Perché vedete che abbiamo. A lato c'è anche l'evoluzione del tool che abbiamo con il pallino giallo sulla destra. Quindi possiamo andare a potenziare le varie cose. È carino, davvero carino come gioco. Ma adesso bisogna andare a metterci mano, insomma, iniziare dall'alto, smontare e così, così via. In questi giochi. Manca sempre un po' quel discorso del fare le cose bene, nel senso che se demolite tutto e tutto crolla, non succede granché. Sarebbe bello in giochi come questo, poi magari mi sbaglio, in caso correggetemi, però se io demolissi tutto in alto, viene giù tutto, mi cade addosso, non mi succede niente, soprattutto non perdo nulla. Ed sarebbe bello in quei giochi dove le cose vanno fatte in un certo modo, nel caso in cui noi non dovessimo farle in quel modo, nel modo giusto. Perdiamo comunque, andiamo a guadagnare meno, ci sono delle forti penalità. Questo invoglierebbe i giochi di questo tipo a far sì che il giocatore faccia le cose per bene. Quindi, come in tanti altri giochi di meccanica, soprattutto, dove io so che devo smontare prima quello, 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 mi divido le cose in modo da poter rimontare agilmente, so che poi devo rimettere i fluidi. Avete capito cosa intendo? E quindi in questo caso, vabbè, io inizierei a tagliare via questa parte qui, tagliare da qui, eliminare il tetto e man mano. Vedere la nave distrutta. Ed è molto bello, come dicevo, perché se avete, non lo so, dovete uscire, avete un appuntamento, dovete fare qualcosa, ma manca ancora 1 ora, 2 ore, vi mettete qui e iniziate a fare missioni demolendo la nave. Quindi questo è molto interessante come titolo. Fatemi sapere che cosa ne pensate di questo Ship Graveyard Simulator 2. Lasciatemi un commento qua sotto e alla prossima. Ciao ciao.